Ciao ragazzi, eccoci qua, siamo su Digimon Next Order, abbiamo fatto un sacco di cose, ora stiamo andando a Goblimon, Goburimon, come si preferisce, ognuno è libero di chiamarlo come vuole, per sbloccarlo e dargli tutte quelle carni ma orribili, ripugnanti, per l'appunto sbloccarci il passaggio, che è interessante, che vuol dire che ci porterà a un determinato punto. È intrigante che c'è quel Shamamon che non ci farà passare, però non è mai detto che lui magari verrà anche lui in città. Sì, perché io cerco di mettere tutti i Digimon in città. E ricordatevi, sia Shamamon sia Goburimon sono due virus, quindi interessante il fatto che potrebbero venire in città. Sarebbe bello anche vedere un Ogremon o roba simile. E intanto loro hanno fame. Abbiamo questi video livello mega, ragazzi, che si sta durando per molto più tempo del previsto. Sono onesto, non me l'aspettavo. Bene, intanto è bellissimo che ero arrivato fino a qui e non avevo notato che c'era lui nascosto qui. Come l'ha chiamato, centro del tunnel Dori 2. 2 vuol dire che c'è un 1. Interessante. E da dove? Intanto prendiamo materiali. Intanto stiamo facendo tutte le missioni, quindi mo dobbiamo ci manca solo quello del nostro amicone, che somiglia a Taumon, perché magari dopo aver fatto questo lui magari spero verrà in città anche lui, così abbiamo risolto un altro Digimon. Intanto parla con te. Sembra che tu abbia i 20 pezzi di carne che avevi promesso. Ecco a te. 1, 2, 3, sì, 20 in tutto, 20 pezzi di carne frutta. Questo va oltre il puzzo della putrefazione, delizioso! Una delle carni putrefatte migliori che abbia mai visto. Come cucinerò questa carne, che squisita! Ops, mi sono perso il sogno di carne putrefatta. Bene, ora puoi andare dove vuoi. Io torno in città per un pacchetto completo a base di carne. È andato veramente in città, figo. Avevo ragione allora. Ma quindi, qua, dove andiamo? No, mo sono curioso, frate. Buongiorno, sbaglio sempre. Dove si va qua? Si va in un punto che non ho mai visto. Andiamo. Si scopre sempre nuovi posti, bellissimo. È un open world alla fine, l'unica differenza è che è suddiviso in micro aree, però intrigante, prendi questa roba. Chissà da dove usciamo, sono curioso, può darsi che usciamo in città? Sai che pariate che si esce in città? Cosa che stavo già pensando. Sembra strano, ma potrebbe uscire in città. Palazzo di spine, ok. Oddio. Che figata. Figo. Ok, ho scoperto una cosa interessante. A parte che c'è scritto il 2, quindi vuol dire che probabilmente ci sarà anche un 1 da qualche altra parte. Interessante. Non sottovalutiamo questa piccola cosuccia intrigante. Bene, ora abbiamo tolto Goburimon. Ora andiamo da Shamamon, che dovrebbe farci tranquillamente passare, per dire ok, non ci sta più un intruso, bla bla. Staremo a vedere, intanto qua c'è materiale, quindi prendiamo. Bene, andiamo da Shamamon. Se dice che non c'è più un intruso, ok, noi confermiamo che era Goburimon, a posto. Intanto sono contento per la città, così Goblin so curioso dove va. Sì, perché io li adoro vederli in città questi Digimon, perché è un peccato che nell'originale questa cosa fino a un certo punto c'erano i Digimon, cioè erano limitatissimi in realtà, non è che c'erano così tanti Digimon, anzi in realtà arrivavano pure ai 30, 32, 33, 4 massimo. Parentesi, però c'è da dire che, oh raga, 34 sì, però si alternavano fra di loro, ecco, con Kubagamon, Togemon, no, per esempio, si alternavano negli giorni e notte, ma niente di più. Ecco, ora parliamo con lui. Se lui poi ritorna anche lui a casa, ben venga. Oh, essere umano, il fortino dell'esercito carnivore è più avanti.
cosa vuoi passare? Cosa posso fare? Devi dimostrare di non appartenere all'esercito americano, eh? Oh no. Squadra dei vegetariani. Forza, distruggiamo il fortino dell'esercito carnivoro. Non va bene. Se perdiamo il fortino, l'esercito carnivoro è spacciato. Oh, non ti abbiamo mai visto prima. Preparati a provare tanto dolore. Eh? Ma è una follia. Questo che è una follia, è stregoneria, è magia. E tutte le unità avanzate. Ok, menamoli. Vabbè, ma questi li meniamo in un come si dice? Li meniamo subito. Menche, che cazzo abbiamo fatto? Vabbè, ma di livello campione, che volete fare? Appena scorreggiato questo pezzo. No, ah, ci ha voluto avvelenare, diverso. Vabbè, praticamente non ci hai fatto nulla. Un bel dito, Woodmon è pericoloso. Penso che lui si usa il mezzo che avvelena e che assorbe l'energia col pennice. Teoricamente la sua passiva. Ah, ritirata! Wow, sei davvero forte! Siamo in debito con te! Ti lascerò passare, dovrai soltanto incontrare il generale Leomon. Oh, finalmente abbiamo la possibilità di Leomon. Vuoi passare? Allora passa. Ok, però io volevo... Vabbè. Carne! Oddio, un Garudamon, un Gururumon. Però scusami, perché ho Leo? Perché lui... Non l'ho capito sta cosa, vabbè. E un Madonna, un Garuru, un Gururumon. C'è un punto esclamativo lì. Andiamo dal punto esclamativo, ciao tiranno. Vediamo cosa hai da dire tu. Psychmon. Ehi, tu! Tu sei umano! Potere parlare! Potere parlare! Cosa? Perché ho letto tu essere umano potere da, potere di cuccioli, che ne so. Io chiedere, tu fare, ok? Ok. Tu trovare mio fratello. What? Mio fratello di squadre parte da qualche parte dove? Noi colorati, molto colorati. Eh? Lui è allenarsi nascondere. Quando trovare lui, dire preso, tu sapere. Tu hai seri problemi. No, non me la... veramente, ho letto una cosa un po'... ok. Una cosa bella, provaci anche tu. Dacci dentro e balla. Yo, 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 surprise, motherfucker, ma che re. Ok, qua non si entra. No, guarda, veramente ho letto una cosa che non me l'aspettavo. Ci sei tu, famere. Ehi, tu, hai visto il mio sacco di allenamento? Mi chiamo Gaomon. Mi alleno dall'alba al tramonto per il prossimo torneo di box. Beh, non mi sorprende, hai il braccio palesemente. E poi mi giro per un secondo e mi rubano il mio prezioso sacco. Io lo chiamo sacco. Io lo chiamo sacco, ma in realtà è un pezzo di carne. Non c'è da stupirsi considerando la scarsità di carne. Ma ora cosa farò? Il torneo è imminente. Non è che potresti portarmi dei pezzi di carne, 20 potrebbero bastare, certo. Grazie mille, ma fai in fretta, mi servono in tempo per il prossimo, ok. Teoricamente io già ce l'ho, però. Mi hai portato pezzi di carne? Ecco, 20 pezzi di carne. Oh, sì, grazie! Sai quanti pezzi di carne? Più li prendo a pugni, più teneri e gustosi diventano. What the fuck? C'era un motivo. Dopo un allenamento intenso reintegrerò le energie con questa carne succulenta. Due piccoli con una fava. Ok, due piccoli con una fava. Almeno così facevo. Brutte notizie, il torneo di box è stato sospeso. Il conflitto tra l'esercito carnivore e quello vegetariano rende impossibile il torneo.
ma non perdo le speranze. Potremmo farlo quando sarà tornato la pace. Fino ad allora non lascerò questa carne. Ok. Ah, ci sono. Perché non vado anche io in città? C'è qualcosa che voglio fare laggiù. Ok, a dopo. Non ci abbiamo messo niente a fare la missione. Che poi sono bellissima. Abbiamo questo e l'abbiamo già completato. A posto, prossimo. Questi siamo. Oh, ma ci sei tu? Ma che figata sei? Ma che è questi digiuni così fighi? Ehi, tu, ti prego, ascolta la mia triste storia. No. Ultimamente ho problemi a dormire. Non c'è niente che mi turbi, eppure non riesco a dormire. Sei un domatore, vero? Sai niente del sonno in relazione ai Digimon? Forse hai notizie di un apparecchio che induce il sonno. Sai niente a proposito? Che ne dici di un certo qualcosa? Ti ringrazio, lascio che sia tu a giudicare. Deve esserci uno strano dispositivo nel palazzo di Rosemon. Dove andare da Rosemon? Però bellissimo, Antilomon, mamma mia, da quanto tempo che non te vedevo. Andiamo qui. Madonna, raga, che cosa sto facendo? Cimitero segreto. Leomon, eccolo. Guarda chi c'è. Poi aveva detto il nostro amicone che dovevamo aiutare Leomon. Andiamo a aiutare Leomon, quindi dobbiamo affrontare le carni. Quelli là, cioè l'esercito degli erbivori qua. Dei vegani, dei vegetariani qua. Non me l'aspettavo una cosa del genere comunque. Parliamo con Leomon. Ehi tu, cosa stai facendo qui? Io sono Leomon, leader dell'esercito carnivoro delle terre desolate di Oyuo. Sono qui per conto di Leomon, buon'anima ragazzi, già so passare tre registrazioni. Cosa? Sei qui per conto di è successo qualcosa al mio amico? Chi aspetta, eh? Capisco, quindi Grapplea ha fatto tutto per salvarmi, ma questo non vuol dire che mi fidi di te. Se la tua storia è vera, allora conoscerai il nostro motto. Avanti, dimmi qual è. Trovo carne, niente digivita. Esatto, ecco il nostro motto. Ok, mi fido di te. Ti prego, aiutaci al posto di Grab Leomon. Noi dell'esercito carnivore e dell'esercito vegetariano di Rosemon ci scontriamo qui nelle terre desolate. In un campo di carne di queste vaste terre desolate, Rosemon ha eretto un edificio chiamato Palazzo delle Rose, anche se tecnicamente credo che era di Myotismon, però cioè, lo domina lei, vabbè. Da quel giorno i Digimon, ecco da qui appunto, quindi da quel giorno i Digimon della zona hanno subito gravi carenze di cibo. Inoltre le forze di Rosemon hanno formato l'esercito vegetariano e hanno provato a cacciarci da queste terre. Se continua così, tutti i Digio saranno in grave pericolo. Abbiamo bisogno della tua potenza per opporci. Ora hai una vaga idea di quello che sta succedendo? Ora, scusate, non è un punto interrogativo. Ora hai una vaga idea di quello che sta succedendo. So che ti sembrerà affrettato, ma devo chiederti una cosa. Prima vai a esplorare con i tuoi occhi questa zona. Se puoi, trova l'informazione dell'esercito vegetariano. Questo posto è pieno di digiuni irascibili. Sarà dura, ma continuiamo su di te. Oh, bello! Queste sono tutte missioni secondarie, ragazzi, eh? Cioè, non stiamo a fare la missione principale della storia. Queste sono secondarie. Cioè, ci rendiamo conto che queste sono secondarie. E piccola parentesi, è pure tanta roba perché. Perché praticamente ora dobbiamo andare c'è cioè, Rosemon. E dobbiamo trovare pure quel cretino che si è nascosto, mamma mia. Oddio, ma c'è un Digimon qui nascosto. Ah no, tiranno, ma sta buono te. Ok, sono contento che. Allora vuol dire che si è nascosto un cretino che devo capito sta. Buongiorno, scusami. Ah, però vedi, quello sta nascosto là. E come faccio ad arrivarci? Ah no, quello era Leomon. Ho sbagliato io. E allora non so dove sta quell'imbecille. Vabbè, mo ci regoliamo.
sperando che non mi muore il Digimon nel momento più opportuno, sì, vi parlo proprio del Digimon livello Omega, dovremmo riuscire a fare il castello, dovremmo cercare di fare tranquillamente il castello di Rosemon. Non tutto, però una buona parte, soprattutto a trovare anche l'oggetto per far dormire il nostro, quel Digimon, Rapidmon, non è una cattiva cosa. Vediamo un po'. Intanto sicuramente Rosemon non verrà in città con noi, ne dubito fortemente, ragazzi. Sì o no, se tutto va bene, dovremmo avere Lilimon che potrà... Sì. Sì, io credo che di sì, credo che sarà Lilimon che verrà con noi in squadra. Cioè, verrà... ecco qua, zitto! Che fame! Mi si vedono i Gigi Costole, eh? Perché non mi dai una mano? Che succede? Vedi, fino a poco fa coltivavo ortaggi deliziosi nei campi di Palazzo di Spine, ma quest'idiota di Vegemon ha preso il controllo di tutti i campi per ingraziarsi di Lady Rosemon. Da allora tutti noi abbiamo avuto poco da mangiare. È terribile. Unirsi all'esercito carnivoro sarebbe un duro colpo per Lady Rosemon, ma così mi è, come è ora, rovineremo la di fame. Oh, qualcuno deve dare una lezione a Vegemon e riconquistare i campi. Ti prego, fallo tu. Che grande! Andiamo a picchiare quel cretino, andiamo a picchiare quel cretino. Sì, perché quella poverina... Quindi Lilimon rimane, però possiamo prendere quel cretino Vegemon e ottenercelo per noi. Cosa che se viene in squadra con noi, per la boss. Levati tu, Red Vegemon. Senti un po' tu. Cosa hai in mente? Sei qui per rubare gli ortaggi di questi campi e roba speciale? Questo, ok. Questo non è posto per una nullità come te. Capisco, vattene prima che tu ti faccia male. Gli ortaggi sono tutti. Torniamo indietro. No, tutti gli ortaggi di questi campi sono per Lady Rosemon. Non ho il diritto di darli a nessun altro. Che vuoi fare? Ma levati dai scogli. Ah, guarda, è pure una bella vita, eh. 24, però è forte, complimenti. Peccato che ti stiamo facendo malissimo, ma sei uno schifo. Sei un digio di me. Picchialo, picchialo. Ma tanto purtroppo se tocca averlo nella città di Fai, vabbè, come cacchio si chiama. Perché lui giocherà a avere tutti i materiali tutto per sé, guarda. Già lo so. Uffa, d'accordo, basta, stai diventando il ridicolo. Non ce la faccio più. Pensavo che controllare tutti questi campi e compiacere Lady Rosemon mi avrebbe fatto vivere bene. Non ne vale la pena. Beh, andiamo a vedere cosa si dice in città. In pratica, prende il posto di Palmon e di... Praticamente, Palmon, come si mette in un punto? Lui si metterà in quel piccolo globo posticino e praticamente gestirà lui il raccolto, quindi prenderemo noi materiale e forse aumenteranno anche il numero di raccolti, come era nell'originale. Urrà, hai fatto vedere a Vegemon chi comanda, ora potremmo tutti mangiare la sazietà di quei deliziosi ortaggi, ma ora siamo di nuovo in lotta con l'esercito carnivoro. Sai, sto pensando, allearsi metterà fine a questo conflitto molto prima, vero? Ecco perché ti darò il supporto della città. Che bello, grazie. E siamo già... Madonna, quanti Digimon, ma che è? Abbiamo ben... Madonna. No, ma ragazzi, ma sto facendo un capolavoro di gioco. Madonna, ma che cosa sto combinando? Ma cosa sto combinando, ragazzi? Ah, c'è un punto esclamativo. Dove? Che cos'è quello? C'è un Digimon lì nascosto. Guarda chi c'è! Preso, ti ho trovato. No, tu trovare me? Tu bene. Non ancora. Tu dire mio fratello dove trovare me? Quindi dovrei ritornare indietro solo per parlare... Madonna! Io ho paura che questi due li devo portarli in città, minchia. Che ansia, raga. Fammi vedere cosa mi dice. Ok, Lilimon espelli quel digio, che poi fa ridere.
Espelli Vegemon da qui e lei va in città dove è andato Vegemon, è bellissimo. Cioè, proprio no, no, no senso la cosa. Intanto dobbiamo ritornare da coso. Vabbè, andiamo di nuovo a quello. Intanto ho preso. Vediamo un po'. No, guarda, fa ridere sta cosa. Ragazzi, stiamo a fare un sacco di cose che mi sta colpendo, sapete? Ma sapete perché? Perché è tutto in italiano, quindi facilita veramente tanto fa sta cosa. A parte che è bellissimo se lo leggi. Ok, io non sono un doppiatore, però mi diverte leggere e interpretare le voci in un certo modo, perché certi personaggi hai l'obbligo di leggere in un certo modo, non c'è niente da fare. L'unica cosa che io non capisco è perché fra tutti questi ci sta un cacchio di tiranno in mezzo qui che potrebbe attaccarci, ma in realtà boh. Ok, parliamo con lui stavolta di nuovo. Tu qua di nuovo, trovare fratello, sì? Tuo fratello si trova nella galleria, tuo fratello si trova nell'arretro del castello. Tu benissimo, ecco, regalo per te. Ah, carne a cubo, figo. Tu tornare, io felice. Fratello allenarsi, tu aspettare un po'. Ho paura. Comunque guarda quante carni che stanno a fare. Comunque ok, a posto. Vediamo se tu hai qualcos'altro da dire. Vuoi passare? Allora passa. Io vuoi dire, sono con i punti esclamativi. Io credo che i punti esclamativi sono comunque tutti di gioco che buona parte devono venire in città. Quindi quando finirà sta battaglia, che sono pure molto curioso se la faremo finire, forse alcuni verranno a unirsi a noi. Però mi è piaciuto che ho trovato quell'altro Digimon. Io ho paura che giocano a nascondino belle buone in due o solo uno di loro. No, mi è piaciuto, bello. Ora l'unica cosa che devo capire è se Rosamond. Vabbè, ora ci stiamo arrivando tanto. Se Rosamond. Questo è andato in bagno, quest'altro in tutto ciò. Se c'è un bagno devo andare. Guarda, tutta elegante lei, complimenti. Sono curioso se. Però è bellissimo, Garurumon, riusciremo ad attirare la sua attenzione e portarlo. Perché veramente, ragazzi, io sto facendo di tutto in questa run. Cioè ragazzi, veramente, ma questo fa capire quanto è cambiato Digimon World questo qua con Digimon World 1, cioè non c'è confronto. Questa zona è pericolosa, ok, mi verrà. Ok, quindi dobbiamo andare avanti con la storia per ottenere qualcosa. Vabbè, andiamo per di qua, andiamo nel castello, che è bellissimo. Voglio vedere all'interno se ci sono i Pokémon. Anzi, parentesi, mi sembra che non ci stavano proprio, quindi Solmon e Bakemon no. Vedete come somiglia palesemente? Perché ovviamente possiamo entrare tranquillamente, che se fossero stati. Ma quello è un Megalobuterimon. Ragazzi, ma cosa sto vedendo? A parte dormire. Pezzo di carne troppo. Comunque sono contento che gli ho dato la carne a. Però, madonna, troppi di più comunque ho già portato. Io ho paura di questo bestione, ragazzi. Madonna, Ercole Gabuterimo. Sono io, Ercole Gabuterimo. Nessuno può passare oltre questo punto. Vattene. Ok. Scusa, non vuole. Ma quanta cattiveria. Ok, sono incazzato. Ok, me ne vado, me ne vado. Forse sono un po' troppo più pericolosi quanto pensassi, non va bene. Ce ne andavo da qua, sì. Vabbè, abbiamo fatto quello che dovevamo fare in realtà, ora conviene. Interessante che abbiamo. Ciao.
Vediamo qua. Cella del generatore. Oddio, ma là ci sta un Digimon. Un Digimon livello mega. Io sono Woodmon, il Digimon incaricato della stanza del generatore della prigione. Non posso lasciar passare nessuno senza il permesso di Lady. Fuori da qui, subito. Sì, ma quello è Shiny Greymon lì. Tanta roba. Ok ragazzi, faccio così, cioè torniamo direttamente perché abbiamo fatto credo abbastanza. Che ne dite di tornare? Sì, cioè torniamo. Ci tocca usare questo. Ta-da-da. Andiamo. Distretto centrale, ora vediamo cosa succede. また空振りだったね。これで思いつく限り、ほぼすべての通信設備を試した。入れなかったところを覗いたら、だいたい行き尽くしたと思う。やっぱり、現実世界との通信手段なんて。ひまり、そろそろ教えて。どうしてそんなにも現実世界。それは。あ、いたんだ、君。どう？そっちは。住人集めははかどってる？そっか、デジタルワールドを救うため。ねえ、君は現実世界に帰りたい。Allora, io ho paura di rispondere questo perché sarei troppo stronzo. Certo che mi viene voglia. そんなこと言って PH プログラムのことを調べて少しでも状況を前進させないとネット断絶が解消されること分かってるんだよ。少し休みましょう、ひまり。あなたは疲れているのよ。うん、ありがとう。私たちに気分的には疲れてるのかも。気分転換の休憩は必要だよね。それParliamo solo di GP prescelti, ragazzini che sono in un mondo tutto nuovo e che non capiscono nulla. Ok, sono curioso degli affari, cosa fate? Dicevo che aveva fame, ma non lavora mai. Digimon ha fatto ritorno a Fro e ad distretto agricolo, chissà perché. Lillimon ha fatto ritorno ed è distretto agricolo anche lei, fa quello che vuole. Chissà che cosa sta facendo ora. Gaumon ha fatto ritorno, distretto intrattenimento, forse sta andando a lavorare al Colosseo. Bello, bello. Siamo a 44 Digimon. 44 Digimon. Ok, la smetto. Ce la dovevamo fare questa cosa comunque, tutti là stanno. No, io sono curioso adesso di esplorare e vedere gli altri. Prima di tutto dobbiamo trovare le cose delle carni. Piccola parentesi, non voglio dire nulla, ma se vado qua dovrebbero aumentare i valori tutte e due, cioè soprattutto con Vegemo. E infatti Vegemo sta qua. Lillimon sta là. Che ci fai qui? Che bella casa, niente più scottature. Fotosintesi. Ok, qui tanto esco. Se sei alla ricerca di qualcosa posso aiutarti. Spiegati. Vuoi che trovi qualcosa? Ci penso io. Cos'è di ricerca? Che figata. Facciamo così, dai. Oh, vuoi vedermi all'opera? Attendi i miei risultati. Ok. Tu prendi 8, 4. Ok, niente di personale. Quindi invece tu. Ah, mi piace questo posto, è difficile trovare la terra così buona. Stare qui mi fa sentire bene. Voglio sentire la terra addosso. Vado. Quando sono dentro la terra, dovrai venire a cercarmi. Spero di poter contare su di te. Ho del lavoro da fare. Ok. Interessante che comunque Vegemon, cioè non cambia nulla, però è venuto qui praticamente. C'è sta. I tipico le otto insetti si sono messi in lista. Andiamo un attimo qui prima, perché mo sono curioso dov'è Gaumon. Siete tutti qua? No, due sono qui. Questo, guarda, lo sto proprio ignorando a lei, poverino. Mi fa un po' tenerezza che l'ho abbandonata. Poi qua nel Colosseo invece. Eccoti qua. Grazie di essere qui.
Ok, diamoci da fare. Beh, vuoi una spiegazione? Questo è il Colosseo virtuale, ovviamente. Ecco perché puoi scegliere i tuoi avversari quando vuoi. Abbiamo preparato qualche sfida per te. Inoltre abbiamo quelle regole speciali, vuoi sentirle? L'area è virtuale, perciò non subirai danni se perdi, ovviamente non diventerai neppure più forte. Se vinci ottieni monete della L, quella moneta. Puoi ottenere solo una ricompensa al giorno per ogni incontro. Più vinci e più incontri appariranno più alto. Ok, ci sta, ci sta. Madonna. L'unica cosa che io stavo pensando che... A parte che devi andare in bagno, ho visto. Cioè, cara mia, tu proprio hai visto una cosa che ti ha fatto una voglia di cagare. Cioè, non mi piace sta cosa, non mi piace l'arena e quindi mi fa cagare. Cioè, scusi, però dai, la situazione è così, dai. E adesso abbiamo Goblimon. Sono curioso, Goblo che vuoi fare. Vediamo Goblimon. Allora. Goblimon, eccoti qua. Che ci fai qui? Pensavo che eri da un'altra area. Ehi, che bel posto! Me la cavo bene a trovare gli oggetti, sai? Se ne raccolgono un po' e si vendono a questo negozio. E poi puoi mangiare piatti deliziosi di ristorante, non male, vero? Guarda quanti oggetti vabbè, ti ringrazio. Potresti trovare qualcosa che ti torni utile. Vieni a trovarmi quando vuoi. Del tipo? Ah, vedi quanta roba. Vabbè, per il momento potrei non avere molto perché dipende da quello che trovo, ma a volte trovo cose fantastiche. Mi piace che il goblino lo trovi bello lì nel negozietto, mi piace. Allora, io ancora voglio finire di fare bene la perlustrazione, però vorrei assolutamente, a parte che vorrei vedere qui. Se riesco a fare qualche costruzione. Zitto, il ristorante aumenta ancora. Abbiamo solo il ristorante che aumenti, però, eh. Gli altri sono tutti bassi. Uffa. Oddio. Deposito deve ancora aumentare. Qual è uno che sta per aumentare completamente? Borsa, la borsa, incrementa i tipi di scambio del numero oggetti, la borsa. Ok, diginotte, non li ho mai raramente li ho ottenuti. Campo, che cosa serve? Spesso, madonna, quel coso dello spesso mi serve. Vabbè, intanto possiamo fare quello del ristorante, dai. Oh, Deogio ancora, spesso pure lui, madonna, tutti spesso alcuni, caccia al tesoro di essere livellato un po'. Vabbè, potenziamo questo. Vedete. Ah, ecco, vedi dove c'è Goblimon. Goblimon sta là, quindi lui potenzia quell'area. Ok. Tanta roba. Ora avete capito come funziona, una figata. Sì, perché se noi guardiamo la mappa, ecco la situazione. Allora, vedete? Abbiamo un sacco di aree. Allora, andiamo con calma. Fuori città. Qui poi abbiamo il centro ingresso, che non si vede. Ecco qua, casa di Gigimon. Questi sono quelli da potenziare, vedete? Questo pure, centrale spedizione, dobbiamo potenziarlo. Beh, non credo che serva, però andiamo qui, qui, vedete? Commercio, vabbè, ok. Vedete, questa è la borsa, ok, vedi? Oh, Goblimon praticamente. Ok, quello agricolo, campo, cosa agricolo. Ah, eccoli qua, vedete, ne manca ancora un'altra cosa da sbloccare. Qui è stessa cosa, guarda quante cose da sbloccare, vedete? Abbiamo veramente poco, ok, figo. Allora, in teoria stiamo andando molto di lusso. Dovremmo però fare l'area rossa. Uno direbbe quale? Cioè la lava. Dovremmo andare quello della lava, raga. Dovremmo andare quello della lava e assolutamente vedere di prendere quell'altro. Quant'era di quei fogli? Aspetta, TG, dove sei? Dove sei? Vado a ritrovare un attimo. Doumon, eccolo qui.
tre piante di coriandolo. Allora a posto, tre essenze. Allora abbiamo già fatto, andiamo direttamente da quel vulcano. Perché? È perché sì, a sto punto abbiamo già fatto. L'abbiamo già fatto, ragazzi. A posto. Andiamo a risolvere il problema con lui e ce ne torniamo. Sì, perché così lo riportiamo a DigiWorld, cioè a File City. Chissà dove si sistema. Me contento, dai, me contento. E secondo me lo devo già fare, ecco perché Goblimon è all'esterno, perché in realtà non si dovrebbe trovare lì. Questo spiegherebbe molte cose in realtà, se ci pensiamo, eh. Per esempio pure Meramon, se noi non sistemavamo la casa della struttura di Meramon, non si sarebbe trovato fuori. Cioè, quindi credo che molti Digimon, come appunto Goblimon, non può stare fuori, siccome sta dentro in città da qualche parte, quindi perché non abbiamo fatto ancora la base, la struttura, madonna, quella c'è un brutto digiolo. Allora andiamo prima da Coso, ce lo togliamo dai piedi finalmente, e poi andiamo a vedere se possiamo ottenere quel digio livello campione, se avete capito, che sta in alto con quei tutti Optimon. Se lo possiamo ottenere, bene, dopo da lì andiamo con tanta tra virgolette ignoranza, perché non è tanta ignoranza, però dobbiamo in realtà ottenere un po' di materiali per curarci. Sì, questo è ancora troppo pericoloso, ragazzi, quel cacchio che lo affrontiamo. Ho troppa paura di lui, non lo voglio affrontare assolutamente. Quindi mo voglio... Comunque credo che il fatto delle arene, secondo me avremo Metal Greymon, Black Metal Greymon e Wergarurumon Black. Sapete perché? Perché quelli li vedo che vogliono livellare diventare forti. E poi ci starebbe, essendo che Metal Greymon Black, quindi il blu, quindi parentesi l'originale in DigiWorld 1, si trovava nel Colosseo. E non mi sorprenderebbe che lo introdurrebbero. Piccola parentesi, siamo in una condizione pietosa perché c'è quell'Icemon che è in difficoltà. E se non lo curiamo al più presto lo troveremo sciolto. Infatti mo vorrei vedere se lo dobbiamo. A parte che non possiamo curarlo, perché non abbiamo nessun Digimon che non può curarlo, perché non è tipo acqua. Ironia della sorte. Ora vediamo se però possiamo finire la missione di quello lì. Ragazzi, l'abbiamo finita la Kira Boss. Piccola parentesi, veniamo a questi. Sì, perché mi state davanti e mi scocciate. Madonna, che danni che abbiamo fatto. Ha fatto un fuoricampo brutto brutto. Guarda come è contento di te. Li ha fatti fuori. Siete stati bravissimi. Ragazzi, ci sta andando di lusso comunque. Ve lo dico, eh. Ci sta andando proprio di lusso sta run. Cioè run generico, vi parlo dall'inizio del gioco, del gaming fino a mo, eh. Cioè non è che partiamo del tipo run come nuovi Digimon, a parte perché abbiamo un Digio livello mega molto avanti di esperienza, quindi siamo poi a cavallissimo. Parliamo con lui, che dovremmo aver finito. Oh, a quanto pare hai tutto ciò che mi serve. Dagli i materiali. Ok, ho completato i componenti principali, ora devo combinarli. Ho finito, ecco il tuo, tutto tuo. Hai ricevuto il ciondolo taoista del Doumon. Ok. Oh, cosa c'è? Cosa è successo? Ah, ho capito. Se il circondolo e il ciondolo è in mano un essere umano, questi non potrà più muoversi. Che scoperta affascinante, ma anche molto opportuna. Potrei condurre qualche altro esperimento su di te. Quarta forza? In che senso? Il ciondo è sparito. E guarda chi è arrivato. Riesci a muoverti ora? Qual è il tuo problema? Stupidità o ingenuità? Tom, cosa ci fai tu qui? Ah, ma me l'ha chiesto a me, me l'ha detto, mi sono perso. Ho scoperto dove ti trovavi. Stavo indagando su delle strane ondate di dati in tutto il mondo. Come ho fatto a non capirlo prima?
Pensavo di aver eliminato tutte le tracce. Se non fossi una vecchia conoscenza, probabilmente non le avrei mai scoperte. Né io né ci abbiamo tempo da perdere con te. Sfruttare la gentilezza di Cipri per compiere simili malvagità. Mi sottovaluti. Come se tu non avessi mai comprato esseri umani. Madò, che bastardo! Vabbè, Madomon era un anti, è un virus, cioè è la parte opposta di Taumon, quindi ci sta. Le spiegazioni richiederebbero troppo tempo, Shiki. Punisci questa canaglia, non avete pietà. Cosa? No, non tentare nemmeno di fuggire o di mancare in alcun modo di rispetto al mio cerchio magico. A quanto pare sarò costretta a sistemarti come si deve. C'è un problema, sono molto più forte di te. Forse, non lo so, ho paura. Ah, sei a livello 15, ok, che meno. Che ti ho detto prima? Ma aspettavo, ci voleva imprigionare e farci schiavi, che stronzo. Beh, un po' me lo dovevo sentire in realtà. Madonna, l'ha buttato male. Madonna. Ark, mi arrendo. Molto bene, per oggi può bastare. Non sei uno stupido, sai che io in uno scontro avresti la peggio. Capisco. Prendi questi. Ho posato dei chip saggezza a terra. Taumo, vigilerò affinché questo essere umano non venga ingannato da un altro digio malvagio. Buona fortuna allora. Sono certo che da ora in poi Daumon righerà dritto, ma devi imparare che non puoi fidarti di tutti. Chip di saltezza, fammi vedere. Sono stupido comunque, ho volontariamente sbagliato. Ho involontariamente sbagliato. Sì, questi non mi attaccano più, però sono scappato, quindi vuol dire che non lo vedremo più. Non è andato in città, peccato. Peccato. Almeno quello che ho capito che non va in città, peccato. Sarebbe stato simpatico per sgamarlo, vabbè. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare e ci ha fregato, che bello. Vuol dire che ci sono tanti altri Digimon così. Cosa che non mi sorprende che un certo Devimon ci darà problemi su questa cosa. Oh, legno. No, prendete tutto il materiale che c'è, raga. Bambù. Il vino, tanta roba. Ok, ora però andiamoci da qui, anche se onestamente voglio vedere se me ne vado, voglio ritornare qui se trovo qualcun altro. Sempre sbaglio tasto però. No, nessuno, quindi ci possiamo anche andare. Sì, perché a volte può succedere che esce un Digimon nuovo, quindi mai dire mai. Bene. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, anche se ci ha quasi fregato, ci voleva praticamente venderci per schiavi, quindi non me l'aspetta ancora? Che volevo? Madonna, io l'ho buttato quasi giù proprio malissimo. Comunque tanta roba, io ripeto, veramente ci siamo messi da Dio con questi due. Bellissimo l'immagine della telecamera che... Ok, andiamo di qua. Oh, ancora ci vuole attaccare questo, per buongiorno. No, questo vogliono scappare, è diverso. Solo uno ci stava seguendo. Allora, andiamo da sopra. Sì, perché voglio vedere se quelli... Ah, guarda come si è allontanato. Bellissimo. Allora, vediamo un po'. Perché qui tanto non credo che ci saranno digi interessanti.
Mi fa ridere questi versi brutti. Ok, andiamo da quello di livello campione, perché se quello là ci dirà di affrontarlo perché vuole fare un torneo, vuole sfidarci per vedere quanto è forte, credo che lo battiamo tranquillamente. Icemon credo che siamo, lo vedremo sciolto praticamente a breve, però boh, vedremo. Quello lì io vorrei parlare, ma quello si mette a cantare e ho paura che non è il momento giusto di affrontarlo. E comunque credo che è più forte che mai, quindi meglio evitare. Lo so, uno direbbe, ma scusami, hai un video di livello mega e uno di livello evoluto, dovresti tenerti di testa. No, perché avete visto quel tipo di video di livello evoluto come Metal Greymon e Wargaroon ci ha quasi hanno massacrato. Ok, c'è pure da dire, piccola parentesi, che ho sbagliato palesemente quando ho fatto rigenerare Angeumon, però teoricamente meglio evitare. Ecco, ora saliamo qui sopra, vediamo se effettivamente quel Digimon possiamo adesso parlarci. Se ci parliamo e non abbiamo problemi di questi imbecilli che ci attaccano, infatti si stanno cagando sotto, ovviamente. Vediamo te. Vedi, bellissimo, Arrester Drummond, livello campione di quello piccoletto che abbiamo incontrato che dice che si annoiava. Sì, quello là che praticamente era allievo di Sudomon. Hai una certa reputazione, sai? In giro si dice che sei piuttosto forte, non riesci a trovare qualcuno con cui allenarti? Posso darti una mano se vuoi. La mia speciale armatura di gomma si industrisce a ogni scontro, presto sarà un vero ecco perché voglio combattere ancora, divento più forte e ho solo da guadagnarci. Beh, andiamoci dentro. Me lo sentivo che questo poteva... Che cacchio di livello sei tu? No, che cacchio di livello sei tu? Troppo forte! No, fermati, sei troppo forte! Madonna, troppo forte, fermati, troppo forte, non me l'aspettavo così forte. Troppo forte, mistica. E vabbè, vabbè, no, niente, troppo forte. Che cacchio sei tu? Sei 48 di livello, ma che stiamo scherzando? Non me l'aspettavo 48 di livello. 48 di livello, ma stiamo fuori. 48 di livello. Cioè il digio di livello mega che il capitano della nave non è niente a confronto. Veramente, ci sono rimasta una merda. Ma che cavolo? Prendiamo cose, scusi. Avete capito? No, la carne ci serve. Compra. Ok, è andata. Madonna, non me l'aspettavo. Vabbè, tanto deve crescere, quindi tanta roba. Ah, proprio, no, il ristorante sta ancora in fase di lavoro. Allora, fammo così. Tanto si deve rigenerare la vita. Abbiamo tutto il tempo da come camminiamo per arrivare dal nostro caro Digio di livello Omega. Piccola parentesi, un modo da sconfiggere perché così possiamo andare avanti. Ma vi giuro, non me l'aspettavo proprio che quel coso era a livello 48. E parentesi.
Leomon, quello che avevamo affrontato, era a livello 31. Ma che era 48, dov'hai? Da nessuna parte, non possiamo fare nulla. Speriamo che riusciamo a tenere testa un po' a questi altri video, perché veramente... dove andiamo? Cioè, veramente, se ci pensate, siamo messi, non dico male, ma... Cavolo, ragazzi, cavolo. Come faccio a tenere testa di giù a livello mega se poi uno di livello campione come quello mi ha steso? Ok, parentesi, steso è un parolone, non è di livello campione, è molto particolare quel Digimon, è molto forte. Però cavolo, o può essere appunto un Digimon di livello evoluto, ma non mi ricordo, devo ricontrollare. Vabbè, Digicross l'ho sempre ignorato. Ah, non mi attaccate, perché giustamente... no, sto pensando. Ok, l'unica cosa che sto pensando è che il Digimon di livello Mega, che ho visto che già facevamo male, potevamo farlo. Vediamo questo che cosa dice. Il girasole, quindi ancora sta facendo... Io mo non so fino a quando si interromperà sta cosa, però vabbè. Comunque cavolo. No, veramente, non, mi ha colpito. Ok, uno mi dirà, perché non affronti quell'altro? Perché poi quell'altro è pericoloso. Mi serve, voglio battere quel Digimon di livello Mega. Se batto quello di livello Mega possiamo fare la missione di come si chiama? Di... Devimon. Piccola parentesi, Devimon. Sarà un po' stronzetto lui, perché vorrà una determinata cosa. Però quello è buono, quel Digimon di livello Mega. Poi c'è che lo avremo in città e quindi la chiama boss. Non so però... Oh, vedo cose lì a terra, tanta roba. Ah, ci ha poi attaccato, ma levati. Ah, ti ricordi di me, bastardo? Cioè, mo immagino anche uno che dice, ti ricordi di me, bastardo? E lo mena sangue, te lo ricordi di me, bastardo? Quella cosa lì, ti ricordi di me, figli di puttana? Quella cosa lì. Ok. Perché siete in troppi, capito? Per quello che ci attaccate, merda. Guardate quanta roba qui. Io prendo sempre tutta sta roba perché così vediamo se è questa bloccata, ma... Bello, bambù, tanta roba. No, no, a me serve tutta sta roba. Raccogli. Sì, io prendo tutta sta roba. Un altro blackout Gatomo, mo parlo anche con te, però prima cerchiamo di ottenere tutto quello che possiamo e poi vado a parlare con te di nuovo. Ok. Sì, io sto gironzolando perché voglio trovare buoni materiali, poi si vedrà. Sì, sta buono. Ok, è andata. Ragazzi, con le carni sono rimasti un po' indietro, eh. Ok, vediamo un po'. C'è roba là in fondo, andiamo a prenderlo. Sì, per io sto gironzolando per prendere i materiali, così a Black Gatomo vediamo se fino a quanto durerà sta cosa. Ok. Devo guardare un po' di più a distanza, però parla di distanza, posso aumentarlo, sì.
Infatti, non ce l'ho, vedi? Ah, per trovare però, giustamente. Vabbè, se salvi il livello poi raga, tanta roba. Vabbè, questo è inutile. No, non vi azzardate. Allora, il nostro obiettivo è fare poi gatto e affrontare Digger livello mega. Ok, ci proviamo, non è facile. Certamente il fatto che ci attaccano i Sidram vuol dire che ancora non siamo proprio fortissim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 
Semplicemente dobbiamo trovare il modo di abbattere il digio livello mega. Che sarà difficilissimo, però voglio vedere più avanti lì se c'è qualcosa. Oh, vedo roba infatti. Vedi come abbiamo passato tutta un'area senza farci sgamare? Digi notte, ottimo, pure quello abbiamo trovato. Ottimo, siamo riusciti a trovare un po' di cose, dai, perfetto, ce ne possiamo anche andare. Cioè, in senso, andiamo da Black Atomon e vediamo di fare cose. E abbiamo trovato anche roba bella. Prendete subito questo che sono un sacco di soldi. Bene ragazzi, la stoppiamo qui. Qui del 38, al prossimo video passo e chiudo. Ecco. Bella.